Carissimi, sul tramonto del mio episcopato vedo sorgere un segno bello di carità, un altro segno, ma soprattutto da un sogno che mi ha toccato profondamente: favorire l'ampliamento della mensa dei poveri, soprattutto perché loro, i poveri, abbiano una mensa che dia qualche cosa del calore di una grande famiglia. Ecco, questo è lo scopo: ricostituire il clima vero della famiglia per chi è solo, per chi è povero, per chi non ha affetti. Questo è il primo segno che io colgo ed è il sogno più grande che nutro, ecco, su questa casa. La gioia grande di inaugurare questa mensa, che adesso sarà benedetta dal nostro cardinale. Il desiderio era proprio quella di intitolarla al nostro vescovo, perché siamo sempre abituati a intitolare le cose quando uno se n'è andato. E invece per noi era importante dedicarla al nostro vescovo, perché il cardinal Bassetti, lo sappiamo tutti, ha fatto dei poveri la cifra del suo ministero. E quindi era fortemente desiderato da tutti che la mensa portasse il suo nome. E come dice il Papa, i sogni portati avanti da soli diventano miraggi, i sogni condivisi diventano opere belle. E questa è un'opera bella. È bella nella sua struttura, ma è bella anche per quello che veramente vuol portare alla nostra città,